Momento. Sì, buongiorno dalla Basilica di San Paolo che vedete qui alla mia spalla, San Paolo fuori le mura, dove ci sono circa 200 rom che vengono da un accampamento di Casal Bruciato, che è un quartiere che si trova sulla Tiburtina, da cui sono stati cacciati e questa mattina, in tarda mattinata, e subito sono venuti qui. E sono venuti qui e hanno chiesto ospitalità alla Basilica, che subito ha aperto le sue porte. Adesso i rom sono all'interno, non possiamo fare riprese all'interno della Basilica, per cui non vi possiamo far vedere le immagini, comunque sono all'interno, seduti sui banchi, in una situazione molto ordinata, anche perché diciamo c'è una messa che sta c'è una funzione in corso, per cui diciamo si sono anche accordati, perché questi rom sono anche ortodossi, per cui diciamo e casualmente quest'anno la Pasqua ortodossa e la Pasqua cattolica coincidono, per cui insomma è una situazione assolutamente molto tranquilla, però Sì, sono venuti attivista qui avete per scelto. Far notare quella che è la loro situazione, perché nell'ultima settimana il Comune di Roma ha, diciamo, allontanato più di 1.000 persone dai loro campi qui in città e senza trovare una vera soluzione dove portare queste persone, e quindi ora insomma loro si sentono un po' abbandonati, quindi hanno deciso di fare questo gesto che è eclatante, che però diciamo ha avuto le sue funzioni, perché chiaramente ha avuto delle ripercussioni mediatiche. Infatti noi siamo qui, ma noi abbiamo sentito un sacerdote, Don Pietro, che si occupa di Rom da molto tempo e che è venuto qui, diciamo, per portare il saluto e anche una proposta di soluzione a quanto sta succedendo, perché nel frattempo c'è, chiaramente, le autorità vaticane e i Rom, diciamo, stanno trattando per capire come liberare la basilica entro stasera, perché non sono assolutamente pronti, diciamo, a ospitarli per la notte. Se la regia è pronta, vi faccio sentire l'intervista. Sono venuto prima di tutto per incontrare tanti nomadi che fanno capo alla nostra parrocchia a Via Gaglia, la parrocchia della Natività di Nostro Signore. Difatti li ho incontrati e sono venuto poi per dire che siamo pronti a proporre una soluzione. È la Pasqua, la Chiesa va lasciata libera, non, no, per le funzioni, anche perché poi sono tutti ortodossi. E quest'anno la Pasqua ortodossa, la nostra Pasqua coincide e loro hanno capito. Noi siamo pronti ad offrire una struttura che la nostra cooperativa che fa capo ai giovani della parrocchia, la cooperativa Domus Caritatis, è pronta a mettere a loro disposizione. Il Comune di Roma in quest'ultima settimana, diciamo, ha sgomberato campi per più di 1.000 persone. Forse non è questa la strada migliore per l'integrazione. Voi avete delle proposte a riguardo? Io credo che la questione dei Rom è una questione ormai che ci portiamo dietro da decenni, direi anche di più. Prima di tutto è dire alla gente di Roma che sono persone. Sono persone e vanno trattate come persone. Non è vero che i Rom sono tutti ladri, non è vero che sono persone che creano delle difficoltà nella città. Certo, messi in un modo di vita disumano, le difficoltà le creano, le possono creare. E allora a poco bisogna fare un progetto, basta con le soluzioni così casuali. Mi sveglio la mattina, ho questo problema e ci metto a Roma, si dice, ci metto una toppa. E Non si qual è può la più vostra andare. La proposta? nostra proposta è quella di integrarli piano piano.